Sono stanca di sentirlo dire da mia mamma, che me lo ripete praticamente sempre. Il tempo, Agnese mia, è un bene prezioso, dunque non va sprecato. Ormai sono grande, le regole le conosco, soprattutto la prima, che è anche la più importante, ed è scritta ovunque dove viviamo, all'ingresso della scuola, in ogni aula, sopra alle lavagne, nelle palestre, nell'atrio dell'istituto musicale, nei cartelloni pubblicitari che costeggiano le strade, uno sì e uno no. E perché non sfugga proprio a nessuno, una volta al mese, un aereo sorvola la città, lanciando manifestini dove c'è scritto: regola numero uno, nel paese del buon tempo è vietato perdere tempo. Tutto sommato la mia vita da formichina operosa mi piace, forse sì, forse no. Non ho mai avuto il tempo di pensarci veramente, comunque non posso scegliere. Quindi questa mattina, come tutte le mattine, domeniche comprese, me ne sto qui in camera mia, infilando in un borsone l'occorrente per le attività pomeridiane extrascolastiche, tutte elencate nella tabella degli impegni che la mamma mi appende sopra la scrivania ogni inizio settimana. Sabato, ore 14, esperienze di pittura guidata, sviluppa la creatività. 15, esercizi di tiro, giavellotto, peso, dardo, dado. 16, gara di apnea. 17, lezione di viola, violoncello, violino. 18, yoga per bambini. Ti vedo un po' stressata, Agnese mia. 18 e 30, corso di aquilonismo sportivo, vento permettendo. Non trovo l'aquilone, urlo, frugando nella fessura tra la scrivania e l'armadio, dove la mamma lo infila il venerdì sera per farmelo trovare già pronto il sabato mattina. L'ho lasciato in garage. La mamma fa capolino dalla porta. Controllo di nuovo la tabella degli impegni. No, non ho letto male. Fuori le cime degli alberi ondeggiano davanti e indietro, sospinte da una leggera brezza. Il vento permette come? Oggi non andrai a scuola, dice la mamma. Per evitare di essere contraddetta, aggiunge: ieri hanno trasferito il nonno a ricovero speciale. Stasera andiamo lì. Così eccola. La regola numero due. Nel paese del buon tempo è vietato il tempo andato. Perciò i vecchi, quando non riescono più a partecipare alle attività previste nelle normali case di riposo e passano il tempo solo a ricordare, sono trasferiti a ricovero speciale, dove non disturbano più nessuno. In tutti i 10 anni della mia vita non sono mai mancata a un impegno, neanche quella volta che mi ero presa la scarlattina e la varicella insieme. Mamma, protesto, la settimana prossima ci sarà il torneo, devo allenarmi con le figure obbligatorie, per non parlare delle acrobazie a tempo di musica. Stasera si va dal nonno. E non si discute. Questo la mamma lo pensa e basta, perché dirlo non serve. Regola delle regole. La mamma ha sempre ragione. Tempo o non tempo. Esco da yoga, parecchio nervosa. La mamma mi sta aspettando fuori dalla palestra con il motore acceso. Faremo presto, dice, ingranando la marcia. Giusto qualche firma e ripartiamo. A quel punto le squilla il telefono, mi facendo di stare zitta. La mamma di lavoro fa la manager. Perciò vive con un auricolare costantemente incastrato nell'orecchio. Si porta sempre dietro anche due o tre telefonini che trillano, ronzano, bippano ogni ora del giorno e della notte. Da grande anch'io sarò una manager, qualsiasi cosa voglia dire. Gli impegni servono proprio a questo, a prepararmi per il mio futuro lavoro. Per mezz'ora percorriamo uno stradone sterrato, contornato da campi rinsecchiti. Il ricovero speciale è in un posto talmente sperduto che l'autobus ci passa una volta ogni 2 settimane, se non piove. Come mai l'hanno costruito così distante dalla città, domando. Quando la mamma chiude l'ennesima folle telefonata. Questione di sicurezza, risponde lei. Qui intorno c'è solo pianura. Se i nonni scappano, non sanno dove nascondersi e li riprendono subito. La strada termina davanti a un cancello elettrico che chiude in una zona recintata da alti muri grigi, con sopra bobine di filo spinato. Dalla guardiola emerge una sentinella che controlla i nostri documenti e ci dà il via libera, facendoci entrare. Parcheggiamo vicino all'ingresso. Una donna alta e secca, che indossa un camice bianco, ci accoglie e ci accompagna nel suo ufficio.
Una targhetta puntata al bavero dice che è la direttrice. Mi creda, signora, non abbiamo avuto altra scelta. Attacca. Porgendo alla mamma una pila di documenti da firmare. La settimana scorsa suo padre si è rifiutato di partecipare al laboratorio di decoupage. Martedì non ha voluto dare nemmeno una zappata all'orto, mancando così di contribuire al programma di autosostentamento della casa di riposo. La direttrice scuote la testa. Su queste mancanze avremmo anche potuto sorvolare se ci fosse pentito. Ma quando si è messo a scrivere poesie d'amore per decantare agli altri anziani durante i pasti, il trasferimento si è reso inevitabile. Poesie d'amore? Domanda la mamma. Poesie d'amore, conferma la direttrice. Si rende conto? Pazzesco! La mamma annuisce e riconsegna il malloppo di documenti firmati. E questo è fatto. Il nonno, quando lo salutiamo, domando. La stanza è piccola, tutta bianca e azzurrina. Ci sono un letto, un comodino, un armadietto di ferro ad anta unica. C'è anche il nonno seduto in un angolo accanto alla finestra che guarda fuori. La mamma invece non c'è. La sua borsa è trillata, ronzata e bippato. Un attimo prima di entrare. Ha chiesto di te, ha detto schizzando verso l'uscita. Vedi cosa vuole, poi andiamo. Ciao nonno, dico per rompere il ghiaccio. Ciao Agnese. Il nonno si gira facendo con la mano di avvicinarmi. Fatti vedere quanto sei cresciuta. Allora raccontami un po', come stai? Bene, rispondo. Non so perché, ma aggiungo. Per venire qui ho saltato il corso di aquilonismo. Comunque non ti devi preoccupare. Sono mesi che mi esercito e non sarà certo quest'ora persa che cambierà il risultato del torneo della prossima settimana. Il nonno sorride. Non mi preoccupo, infatti. E torno a guardare oltre i vetri della finestra. Dimmi Agnese, che vedi nel cielo? Delle nuvole. E che ti sembrano quelle nuvole? Facile, dico. Sono cumuli. Si capisce perché hanno i contorni ben definiti e la forma a piramide. L'anno scorso ho frequentato un seminario estivo di meteorologia. L'atmosfera per me non ha segreti. Il nonno scuote la testa e ride. Agnese, un po' di fantasia, e indica con un dito una nuvola precisa. Quella, ad esempio, io ci vedo un gatto che rizza il pelo. Ma che dici? Rispondo senza pensarci. Assomiglia molto di più a un dromedario. Il nonno ne indica un'altra. Un cono gelato che sta cadendo a terra. Un grappolo d'uva rovesciato. Ribatto. E un'altra ancora. Una tenda a pelle rossa. Questa volta non rispondo. Nonno, dico. Un brivido che mi scorre lungo la schiena. Questo è un gioco. Certo, il gioco delle nuvole è il mio preferito. Non si può fare, regola numero 3. Nel paese del buon tempo, tutto il tempo è organizzato. Il nonno ride di gusto. Al diavolo le regole, dice. Ma se ti fa stare più tranquilla, ti prometto che resterà un segreto tra noi due. Poi si alza in piedi e accosta la bocca al mio orecchio. E a proposito di segreti, sussurra con voce furba, a casa tua, in soffitta, ci ho nascosto un tesoro. Non faccio in tempo a stupirmi, che la direttrice irrompe nella stanza. Tempo esaurito, dice. Ora da brava, esci e vai a casa. Non riesco a dormire. Sono ore che mi rigiro tra le lenzuola. C'è un tesoro sopra la mia testa. Cerco di trattenermi, ma non resisto. La curiosità è troppa. Così prendo la torcia che tengo nel cassetto del comodino, scivolo fuori dal letto e in un soffio raggiungo il corridoio. Piano, molto piano arrivo ai piedi delle scale che, un piolo dopo l'altro, svaniscono inghiottite nel buio della soffitta. Un buio intenso, siderale, pieno di ombre. Paura del buio? Io Agnese, cintura verde, quasi blu, di karate. Figuriamoci, gli scalini scricchiolano sotto il mio peso e quello del mio cuore, che batte così forte che sembra volermi scappare dal petto per tornarsi a letto senza di me. Con la mano libera abbasso la maniglia, la porta si apre con un cigolio che ha tutta l'aria di un avvertimento. Non entrare, torna a dormire. Non salgo quassù da anni, non la ricordavo così la soffitta, grande. Con il tetto in legno alto al centro
e le pareti imbiancate a calce. Da un abbaino tondo, che sporge dal tetto come un occhio, entra la luce della luna, che si espande nella stanza illuminando un bel niente. La soffitta è indiscutibilmente vuota, anzi no, un cuscino solitario appoggiato sotto la finestra, perlustra la stanza, tastando i muri e il pavimento, alla ricerca di una nicchia e di un pertugio, un qualsiasi buco che possa nascondere il mio tesoro. Ma qui con me c'è solo aria e il cuscino. Aveva ragione la direttrice, il nonno è impazzito, mi ha preso in giro. Chissà quanto se la sta ridendo alle mie spalle. Mi volto per tornare a letto, ma accade qualcosa di molto strano. Un'ufolata di aria fredda mi spazza i piedi, nudi, finendo dritta sulla porta che si chiude con un tonfo, che suona tanto come un «te l'avevo detto». Mi precipito sulla maniglia, la tiro giù e spingo. Una, due, tre volte. A retro di qualche passo provo con una spallata. La porta non vibra nemmeno. Ecco fatto, sono intrappolata. Ma da chi? Da un vento nato in una stanza vuota con la finestra chiusa. Impossibile. Eppure la porta è bloccata. E come ci esco da qui? Potrei urlare così forte da risvegliare la mamma e il papà e dormono al piano di sotto. No, non è una buona soluzione. Vorrei evitare la peggiore delle peggiori punizioni di sempre. Potrò uscire dall'abbaino, scivolare sulle tegole fino alla grondaia e poi precipitare. No, nemmeno questa è una buona idea. Così mi siedo sul cuscino, stringo le braccia intorno alle gambe e appoggio il mento sulle ginocchia. Me ne sto lì, immobile, senza fare niente, non so per quanto, finché all'improvviso capisco tutto. Regola numero 4. Nel paese del buon tempo è vietato il tempo vuoto. Altrimenti arriva la noia. La noia è una bestia feroce che ti segue sempre come un'ombra, acquattandosi silenziosa alle tue spalle, pronta a colpire non appena le porgi il fianco. E se ti prende, ti agguanta con i suoi artigli e non ti molla più. La noia mi ha chiuso in soffitta, non c'è altra spiegazione. E ora non mi resta che rassegnarmi e aspettare che affondi le sue zanne. Ed è tutta colpa mia, perché ho disobbedito. Chiudo gli occhi, aspettando la fine. Mentre sono lì in attesa, capita di nuovo. Una brezza impossibile mi solletica i piedi, sale come un brivido lungo la schiena e finisce dritta nel mio orecchio. Un po' di fantasia, Agnese, sussurra. Chi ha parlato? Dimmi, Agnese, che vedi nel cielo? Alzo gli occhi. L'oblò dell'abbaino ora è un enorme telescopio puntato sulla notte. Una notte tonda e piena di stelle. Ecco, l'orsa maggiore. Un po' più su, l'orsa minore. La maestra ci ha insegnato che le costellazioni sono 88. Di fronte a quel cielo infinito capisco che non è vero. Le costellazioni sono tante, quante se ne possono inventare. A est un gruppo di puntini luminosi attirano il mio sguardo, li unisco con la mente e formo un aquilone, l'aquilone di Agnese, la prima costellazione del mio personale Atlante stellare. Poi succede che l'aquilone inizia a librarsi nel cielo, finché incontra un gruppo di stelle che unite hanno tutta l'aria di un bambino che suona la chitarra. Sto infrangendo tutte le regole, ma non importa. Nel paese del buon tempo mancava qualcosa di importante, il tempo perso.